Benvenuto, un buon rientro in terra bresciana. Hai già respirato quella che è stata l'aria che respirasti quando sei stato a Lumezzane? Si sente un po'. Sì, sì. Stessa adrenalina. Quella adrenalina è quella. Sono contento di essere tornato in queste zone dove sono stato benissimo. Sono stato a Lumezzane, però comunque bazzicavo a Brescia, quindi mi sono trovato bene, spero. Anzi, sono sicuro di trovarmi bene pure quest'anno. Nel frattempo, però, tra Lumezzane e Brescia è passata un po' di acqua su tutti i ponti. Che acqua è passata, soprattutto quella dell'ultima stagione? Una stagione un po' così per vari motivi. Eh sì, dopo Lumezzane sono andato a Crotone, poi ho fatto Trapani l'anno scorso. È stata molto sofferta per me personalmente come stagione, visto che ho avuto vari infortuni che mi hanno tenuto fuori 4-5 mesi più o meno, in totale ho fatto 3 mesi, poi un mese, e purtroppo è andata così, non mi ero mai fatto male prima l'anno scorso, spero di essermi tolti tutti insieme gli infortuni e di non pensarci più soprattutto. Hai perso di fatto un anno? Sì, vabbè, io penso che ogni anno, anche se è andata così, comunque ho imparato qualcosa, ho vissuto comunque. Abbiamo fatto la finale playoff, quindi anche se non è stato da protagonista come magari ho vissuto a Crotone e a Lumezzane, ma comunque ho imparato sempre qualcosa e spero di... ho comunque un anno in più di esperienza, anche se è stata negativa, è comunque sempre esperienza e spero di usarla quest'anno. Cosa ti aspetti da Brescia? Da Brescia mi aspetto molto perché... quando ero a Lumezzane, per esempio, vedere il Brescia, vedere i giocatori del Brescia era... mamma mia, che bello, guarda che bello, la Serie B, poi ha fatto anche là il Brescia, quindi vederli era come raggiungere, cioè cercare di raggiungerli e cercare di porseli come obiettivi. Quindi stare qui a Brescia, se mi avessero detto 2 anni fa, 3 anni fa, quando ero a Lumezzane, giocherai nel Brescia, avrei detto dai, non è vero. Non ci credo, è impossibile. Invece è diventato possibile. Spero di ricambiare questa fiducia che mi hanno dato, che mi avete dato anche voi, qui, che mi state dando qui a Brescia, nel miglior modo possibile. L'aria di Brescia ti fa bene? Avete già parlato di Lumezzane, ti sei esploso in distanza. Sì, vero. Sei consacrato come... Vero, vero. Sono... sì, ho già detto che sono stato bene a Brescia, tranquillo. Sono stato bene... spero di riconfermare una stagione come ho fatto quella di Lumezzane. Credo fa 24 anni e arrivare in una squadra che sono tre di vecchi della squadra. Non so solo se sei più giovane. Se sentissi tanto vecchi, che fai? Mi fa sentire vecchio. No, a parte gli scherzi, no. Mi piace questo ruolo, fra virgolette, di essere un po' più grande degli altri, perché magari posso dare qualche consiglio che a me è stato dato negli anni. Sia in campo che magari anche fuori dal campo, mi trovo bene, cioè, anche a Crotone alla fine erano tutti giovani come squadra ed ero magari quello che aveva fatto qualcosina in più degli altri, però penso sia una cosa positiva e quell'esperienza, fra virgolette, perché alla fine comunque 24 anni, spero di metterla a servizio della squadra. Come è nata l'aspettativa di te? Com'è nata? Mi hanno chiamato, mi hanno detto ci vuoi andare a Brescia? Ho detto sicuri che mi vogliono? Sì, sì, allora andiamo. No, no, sono stati un po' di giorni il Brescia, c'erano anche altre squadre che mi volevano, però ovviamente le trattative fra il Verona e il Brescia hanno bisogno dei loro tempi e io ho avuto pazienza, ho aspettato finché non arrivava il momento giusto e ieri sono venuto qui. Con Caraccio e Bonottoli siete un bel perfetto, poi magari simili a vedervi, diversi nelle caratteristiche, più simili, dico magari per la stazza. Caraccio è alto, è più alto. Ah, non lo so, sarà da vedere, ovviamente Caraccio è... Però dico, siete un bel perfetto. Sì, siamo... posto, sarà difficile... ovviamente è sempre difficile, non si è mai il posto assicurato qualsiasi squadra, soprattutto in Serie B che il campionato è strano, non si sa mai
il risultato, la prima può perdere con l'ultima, cioè, non si capisce tanto, non ci sono degli equilibri veri e propri, anzi forse c'è tanto equilibrio più che non c'è. Quindi il mister sceglierà lui chi far giocare, ovviamente daremo il massimo tutti, e ci sarà la competizione ma sarà sempre sana. Caraccio, non riesci sempre ad essere un modello per gli attaccanti più giovani? Sì, sia in campo che fuori dal campo, vabbè. Io l'ho conosciuto ieri di persona, poi ci avevo giocato contro, ma l'ho conosciuto ieri e si vede che è una persona bravissima, cioè, è semplice, umile, e questo serve a noi giovani per imparare, poi in campo, vabbè, non devo essere io a raccontarvi come Caraccio. Con l'altro Caraccio avevo mai parlato? Sì, sì. Sì, 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 no, lui mi ha consigliato di venire perché mi ha detto che si sta bene qua. Niente, mi ha parlato un po' della città, della squadra, e mi ha dato il consiglio di venire, io l'ho accettato e sono venuto. Sicuramente con tutto rispetto per il Trapani, per il Crotone, per le cose che hanno fatto, però questa è la prima piazza blasonata con una storia di calcio importante alle spalle nella quale sei. Sì, vabbè, anche il Verona sono stato, però avevo 18 anni, poi sono andato sempre in prestito, sì. Cioè che l'affronto come... Sì, 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 è vero. È la prima squadra, con tutto il rispetto per il Crotone, Trapani, dove sono stato negli ultimi 2 anni, che sono comunque delle belle piazze dove mi sono trovato bene. Penso che Brescia sia, a livello di storia, quella più importante. Che effetto ti sei fatto della rosa attuale del Brescia, un po' anche il mister Brocchi, posto che non hai avuto ancora un rapporto diretto, però almeno hai visto qualche immagine della partita? Sì, sì, ho visto la partita, mi sono allenato anche stamattina, quindi visto che c'è tanto entusiasmo, il mister è giovane, però si vede che ha un'idea di gioco, ha un modo di vedere il calcio tutto suo, che noi dovremmo imparare ad applicarlo in campo e per vincere le partite. Preparazione fatta tutta? Sì, sì, ho fatto tutta la preparazione col Verona, ho fatto tutto, anche le amichevoli, quindi sto bene. Mi manca magari un po' il ritmo partita perché ho giocato un amichevole 10 giorni fa, ho fatto 60 minuti e poi hanno fatto la Coppa Italia, no, hanno fatto il campionato e non sono andato perché già ero più di qua che di là. No, io... No, la delusione no, vabbè. Ormai mi sono abituato ad andare in prestito. Però, vabbè, ovviamente io fino a che sono rimasto lì ho dato tutto, tutti gli allenamenti. Poi, vabbè, sono anche io un tipo molto... Così, cioè che corre, si sbatte, fa la guerra con tutti e lo facevo anche lì, anche sapendo che c'era Pazzini e tutto, quindi sarei dovuto andare via. Ma io ho dato il massimo finché sono stato lì, ora sono qui e penso al Brescia, quello che è stato. Ma c'è bisogno anche di avere anche più fiducia, di mettere anche radici da qualche parte, l'hai sottolineato tu, sono abituato, hai detto ormai... Sono abituato. O fa parte del percorso di... No, a me piacerebbe rimanere in una squadra e dire mi trovo bene qua. E che anche ti dà fiducia. Che mi dà fiducia, quindi come hai detto te metto le radici, però... Ovviamente questo è nel calcio, non si sa mai niente, cioè, nel senso come puoi essere, puoi rimanere in una squadra per 10 anni, come puoi cambiarne una ogni 6 mesi, cioè, non si sa mai cosa può succedere. Ovviamente nel momento in cui sei in una squadra devi dare il massimo, devi credere in quello che stai facendo, i colori che porti, devi rispettare la maglia che indossi, devi onorarla e... Come devi onorare i tifosi che vengono a vedere le partite e dare il massimo anche per loro che ovviamente tifano la squadra. Ora parliamo del Brescia, parliamo del Brescia, non mi fare parlare. Sì, il contesto è quello, però io adesso sono con la testa sono qui e non mi interessa nessun'altra squadra, anche se sono in prestito e tutto, ma l'ho dimostrato anche negli altri anni, non è che penso, ma il Verona, ma di qua, non mi interessa. Io sono del Brescia, finché sarò del Brescia che mi vorrà, sarò qua e lotterò per questa maglia. Ci vuole cambiare il discorso, non ti interessa
Vedremo, mi sa che è ottobre, però vediamo. Sì, dai. È lontana, dai. Pensiamo al Frosinone. Obiettivo personale? Hai un obiettivo personale per questa? No, guarda, non mi metto mai degli obiettivi personali perché è un gioco di squadra, è il calcio, quindi l'obiettivo primario è quello della squadra, quindi salvarci il prima possibile, poi si vede cosa può succedere. Quindi obiettivi personali, cioè far bene, non farmi male è il mio obiettivo personale, dai. Cioè evitare l'anno dell'anno scorso che è stato brutto. Ha giocato in piazze calde come Crotone e Trapani, anche calde dal punto di vista del tifo. È benissimo che comunque a Brescia c'è non solo una grande tradizione, ma è caldo. Poi hai parlato anche con Carazzo, insomma. Sì, sì, sì. No, vabbè, ci ho anche giocato contro il Brescia sia l'anno scorso che 2 anni fa. L'anno scorso non c'ero, che è infortunato, ma 2 anni fa mi ricordo la curva, abbiamo perso 2-1 col Crotone. Ricordo la curva, era impressionante, cioè, averla lì dietro la porta è emozionante, vederla anche da avversario ti emoziona, vedere tutta quella gente lì che canta e tifa per una squadra. Quindi il fatto di giocare in una piazza calda a me piace, io sono siciliano e ho bisogno di sentirmi vivo, quindi sono contento di essere in una piazza calda, cioè, ovviamente so che è una piazza importante e pretende molto dalla squadra e noi daremo il massimo, come penso abbiamo detto anche gli altri, quindi penso che la pensiamo tutti allo stesso modo, a dare il massimo per noi stessi e per i tifosi. Se dovessi definirti un centravanti, come ti definiresti? Esplosivo. No, dai, che mi piace, cioè, la mia caratteristica principale è il colpo di testa, quindi... Sei arrivato il doppio cifra o Lumezzane, quindi magari tornavo in Bresciano, magari... Lo spero, qualche gol l'ho fatta a Lumezzane, spero di poter ripetere quella stagione, come già detto prima, magari è proprio l'area di Brescia che mi fa bene. Hai sentito qualcuno magari di Lumezzane? Ho sentito segretario che Palladino, che adesso è andato al Kiev, mi ha detto che ci dobbiamo vedere a Lumezzane per mangiare qualcosa insieme. No, poi ho sentito i miei ex compagni di Lumezzane, che comunque non sono più lì. Il presidente mi piacerebbe chiamarlo ora che mi sistemo, comunque andarlo a trovare, perché è stato... Mi ricordo quando fece la conferenza stampa, che io ero lì l'anno prima, non so se Erika si ricorda, che disse che il miglior acquisto... l'anno prima avevo fatto un gol, con Lumezzane, 2 gol in totale, sono arrivati tutti quelli nuovi, così noi eravamo lì, e lui disse che il miglior acquisto che avevano fatto era riconfermare Torre Grosso. Io sono rimasto adesso, ma cosa sto dicendo? questo mi ha dato, poi si è dimostrato essere, non so se è stato vero, però ho fatto 15 gol quell'anno e quindi io a lui gli voglio bene, come prima come persona e poi come presidente. Speriamo. Sì, ho incrociato, Morosini, se ne parla sempre di Morosini, quindi sono felice di giocare con un giocatore così. Poi Martinelli, me lo ricordo l'anno scorso, Caracciolo, mi ricordo di Lancini, che qualche parola scappata negli anni me ne ha dette qualcuna, però stamattina no. E basta, no? Gli altri, visto che sono tutti giovani, e poi il nuovo arrivato che ci ha giocato contro con la Salernitana l'anno scorso. Sì. Come? Ecco, saremo i siciliani che portano avanti il Brescia. Grazie a voi.